Se vorremmo adesso lasciare spazio a voi per tutta la serie di domande, le quali sicuramente possiamo non essere riusciti a dare già una risposta, per quanto abbiamo cercato di inquadrare la situazione. Faccio solo due premesse, non ce n'è bisogno, ma mi sento in dovere di farlo. Ricordiamoci che la responsabilità, tutto questo non è generato certo dalle dirigenti, non è generato dal comune, tantomeno dalle operatrici. In questi giorni purtroppo, siccome è stato le novità, fra l'altro li sono susseguite a una velocità stordente, ci sono state anche voci di ma queste persone come mai non lavorano? Guardate, le operatrici sono vittima di quello che sta succedendo, forse come i bimbi, per cui ci tengo a chiarirlo ulteriormente questo. Un altro piccolo appello, in questi giorni i genitori sono stati fondamentali, ci sono stati dei supporti veramente impagabili. Io mi riferisco per esempio ai sopralluoghi dell'ASL, dopo che li abbiamo chiamati più volte e forse anche perché non potevano immaginare la gravità della situazione, qualche genitore si è messo a chiamare in massa, vedo qualcuno che sorride, in massa all'ASL, e il tecnico è venuto di corsa gridando al telefono: so devo mettermi il cappotto. Buonasera a tutti, io mi presento, sono Annalisa Pilotto, dirigente Mira 1. Io dico, provo una grande amarezza perché non avrei mai pensato che si potesse arrivare a questo punto. Le scuole del territorio sono delle scuole che hanno una grande storia e hanno anche un servizio grandissimo di tempo pieno di scuole dell'infanzia, che ci invidiano anche nei comuni vicini, perché abbiamo un'offerta molto ricca, non solo quantitativa ma anche qualitativa. E continueremo così per l'eternità fino a che andremo a Roma a dargli un calcio in culo a tutti. Però io, Lodoli, loro, senza di voi che siete qui, che siete pochi e dovete essere di più, non facciamo niente, perché le telefonate ai giornali che avete fatto, chiamare l'AS che avete fatto, tenete presente che l'AS è venuta anche a noi alla seconda oggi e che tutto lo straordinario che hanno concesso sono 2 ore alla Goldoni ieri sera per ripristinare quello che l'ASL ha chiesto. Io ancora non so che cosa hanno trovato, io ancora non so, stasera, perché sono in giro da tutto il giorno, alcuni di voi sanno che ero a rispondere a Sgarbi prima nel delirio più totale di noi che eravamo lì dentro e nella rabbia più totale. Guardatevelo domani, andate su Rai, come si chiama, Replay, chiedete la vita in diretta, ore 16, andate a vedervi cosa ha detto. Non vi dico. Ecco, allora, io mi sto dilungando, però avrei un'altra cosa da dire. Posso? Posso? Allora, naturalmente abbiamo subito, è una cosa intollerabile quella che ha detto Sgarbi, ha detto che siamo noi genitori, andiamo ad educare i nostri figli, cosa saranno mai 2 cartine per terra, e noi italiani siamo un popolo di questi termini alle 4. Quindi, e sono molto gentile ad aver detto così, perché lui ha detto di peggio. Allora, immediatamente il gruppo provinciale ha deciso, Chirignago è già partita da sola perché è andata fuori di testa, di fare un mail bombing, il cui testo vi arriverà, alla trasmissione La Vita in Diretta, per conoscenza ai nostri giornali e all'autorità garante. Io, genitore indignato che pago il canone Rai, voglio che sia rescisso il contratto a Sgarbi, perché